Ciao a tutti e a tutte dal vostro Andrea Cartotto. Nella didattica digitale, quanto è importante avere una visione d'insieme degli strumenti? Notizia di qualche giorno fa, in casa Google. Veniamo avvisati della dismissione, di uno degli applicativi forse più apprezzati all'interno di Google Workspace, la sua lavagna collaborativa. Parlo della Google Jamboard. Dal 1 ottobre 2024 diverrà un'app di lettura e quindi Google Workspace, anche mediante email automatiche, avvisa prudenzialmente di cominciare a scaricare i lavori svolti nel tempo, che vi ricordo si trovano nell'archivio cloud di Google, che è Google Drive. Ma se io avessi puntato tutto solo su questo strumento, poi mi troverei senza una lavagna a disposizione delle mie classi o dei colleghi per lavorare. E ci viene ancora una volta in soccorso il software libero, perché risegnatevi bene questo indirizzo web, andiamo in alto nel browser, sito di riferimento, ladigitale.dev/it per avere immediatamente la home page in lingua italiana. La Digital è un insieme di servizi liberi per l'educazione nati in Francia e a cui ho dedicato, non a caso devo dire, una intera playlist rubrica qui sul mio canale YouTube. La digitale.dev non richiede account, non viola in alcun modo la privacy dei suoi utilizzatori. Scorriamo la nostra pagina web fino ad arrivare a Digiboard, lavagna rapida, comoda, collaborativa. Clic su Usa. Eccoci a Digiboard. Clicco su X perché io non voglio che il mio browser subentri nella traduzione, dal momento che se voglio la lavagna in italiano posso cliccare il pallino IT in alto a destra. Clic sul tasto azzurro per creare una lavagna, le do un titolo, data, nome della materia, dell'argomento, dell'insegnante, gli esempi che stiamo facendo. Teorema di Pitagora, poetica di Leopardi, i verbi, quello che vogliamo. Attenzione, perché mi chiede una domanda segreta, io clicco la prima voce perché è vero che non c'è alcun account, ma è vero che semplicemente io volessi poi esportare come lavagna ed importare questa lavagna per proseguirla, in qualche maniera dovrei dirgli che sì, sono proprio io. Allora ecco perché mi fa una domanda segreta e da me vuole una risposta segreta. Pitagora, clicco su Crea. Sposto il mio faccino, sembrava brutto dire faccione. Strumenti di lavoro facili, tutti in colonna a sinistra. Area di lavoro bianca pulita al centro. In alto a destra, icona mezzo busto, dove c'è il numero o ci sono i numeri degli utenti simultaneamente collegati. Prima cosa da fare, se voglio anche identificare, come facevo nella Jamboard, chi ha fatto cosa, è l'azione di cliccare sulla matitina. Cancellare il codice totalmente casuale assegnato da Digiboard e dirgli ad esempio Andrea C.M. Vedete voi, clicco su conferma, stop. E condividiamo immediatamente questo lavoro con i ragazzi, possono essere poi gruppi di lavoro, quello che vogliamo. Ingranaggio in basso a sinistra, clic. Risposto al mio faccino, faccione, fate voi. Lingua della lavagna, eccola qui, facilissima da individuare. Tipo di sfondo, quadrettatura, chiaramente diverse tipologie o colori di sfondo. Modalità di modifica, sì, la voglio. Voglio poterci lavorare anche a più mani. Visualizzazione dell'autore, sì, voglio sapere, passando sopra il mio dito, se sono su un dispositivo touch o ancor meglio, naturalmente, il puntatore del mio mouse, chi abbia fatto che cosa. Guardate ancora sotto. Esporta come immagine. In un attimo avrei la esportazione del mio lavoro. Esporta la lavagna. Si intende in formato ancora lavorabile, tant'è che subito sotto c'è importa. Elimina la lavagna. Via, non vi è più traccia. Modifica l'accesso alla lavagna. Equivale un pochino ai privilegi di Google che io posso gestire, ma soprattutto guardate, clic, dispositivo mobile, magari
in mano ad un alunno, seguito dall'insegnante di sostegno, o magari semplicemente sono alunni piccoli, a cui vogliamo dare la possibilità di lavorare con semplicità, codice QR, dispositivo mobile in mano, applicazione di lettura dei QR, a volte basta la fotocamera, ma non fateci affidamento, altrimenti si adopera un buon QR reader, un QR reader. Inquadro e sono già all'interno della lavagna. Oppure, ancor meglio, clicco sui fogliettini, come vedete, e questo link lo posiziono e lo pubblico, a proposito di Google, nel mio corso all'interno di Google Classroom. Lo diffondo via email, lo accorcio con un applicativo web facilissimo come Bitly, di cui ho parlato qui sul mio canale YouTube. Cercate come parola chiave Cartotto Bitly o videocorso Bitly Cartotto, vi spiego come si fa a personalizzare quell'indirizzo lì. Guardiamo cosa succede. Simulo di essere anche alunno, vado sui miei tre pallini in alto a destra nel mio browser, vado su nuova finestra di navigazione in incognito e lì incollo il famoso indirizzo che ho appena ricavato. Sempre un bel clic sulla X, niente traduzione. Due utenti, clic, matitina. Andiamo a modificare il nome, questa volta è l'alunno Marco, clic sul tasto azzurro, clic sulla piccola X, lavagna in condivisione, prendo la matita, traccio un bel, si fa per dire, cuore con il perimetro nero. Io sono l'alunno che sta lavorando qui, eh? Attenzione bene, poi guardate bene gli strumenti, con che facilità si presentano, colore del tratto, spessore del tratto, le forme geometriche, la stella, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi diversi usi, la casella di testo con la A, il simbolo per l'immagine, vi ripeto, questa è la finestra in incognito, quindi è l'alunno, e questo è il docente, che integra il lavoro fatto dall'alunno. Per cui in realtà, clicco sulla X, io a questo punto qui voglio tracciare con una enorme facilità, guardate, le mie frecce, riclicco sul connettore, eccoci qua, con la possibilità di lavorare con grande semplicità di utilizzo. Vi mostro che sulla freccia lo vediamo meglio, torniamo un attimino sul mezzo busto, andiamo ancora un momento qui, dove comunque abbiamo il tuo nome Andrea, conferma, eccolo qua, Andrea io. Possiamo poi far fare la medesima cosa, vedete? Hop, sono passato nella finestra incognito a Marco Moi, come si suole dire, qui è rimasta con visualizzazione in francese, ma poco conta. Ecco, in questa modalità di lavoro, se assegno bene i nomi agli utilizzatori, vedo cosa stiamo facendo, ci lavoriamo anche insieme a più umani, cioè nel medesimo momento, e quando abbiamo terminato non ci resta che andare sull'ingranaggio decidendo di esportare come immagine o di esportare la lavagna che poi conservo, come dire, sul mio dispositivo, su Google Drive, perché no, importandola in un secondo momento per proseguire il mio lavoro. Non ci è voluto un account, non ci sono voluti tecnicismi particolari, ma qui abbiamo puro e semplice software libero, a patto di avere una anche modesta connessione, perché ricordiamoci semplicemente che stiamo lavorando con un applicativo web. E allora, eccola per voi, un'alternativa comoda, semplice, se mi consentite, gratuita, a disposizione di tutti, anche ora che la Jamboard continua ad essere una realtà, per abituarsi, perché no, ad avere una visione quanto più di insieme di tutti gli strumenti che la didattica digitale ci mette a disposizione. E allora, ancora un saluto a tutti e a tutte voi dal vostro Andrea Cartotto e vi do sin d'ora appuntamento al prossimo videocorso.